Allora, come va? Come stai? Ah, tutto bene, un poco stanco, dicevo, ma ci siamo, ci siamo. Dopo l'ultima gara è stata un po' tosta, ci siamo messi subito sotto e insomma abbiamo intensificato l'allenamento, abbiamo aumentato un po' il cibo, quindi di conseguenza abbiamo aumentato il volume, però non ho nemmeno riposato, quindi ancora devo scaricare un po' lo stress. Il primo giorno di riposo sarà domani, quindi Ah, diretto. sì. Ah, ascolta, quando è iniziato la preparazione proprio questa agonistica? Quest'anno, Parli di quest'anno quest'anno. o allora bulk o il cut o in generale? Il cut, ti dico quando sei entrato in preparazione. 18-19 settimane fa. Questa è la 19ª settimana. E il primo show è stato? Domenica, quindi scorsa In settimana scorsa, Portogallo. dopo 18. Sì. È Ok. stata la più lunga preparazione che abbia fatto. Solitamente massimo a 13 già ero pronto. Quest'anno siamo andati un po' più lenti perché comunque non ci stavano le gare. Certo. E abbiamo fatto con più calma. Ok, fantastico. E adesso punti ad Alicante. Sì, il 15 c'è Alicante e poi abbiamo svariati appuntamenti, poi c'è la Tsunami Cup il 26 di settembre. Poi se non mi sbaglio Birmingham è stata annullata perché volevo fare quella. Poi faremo prima di San Marino, no, poi c'è San Marino il 17 di ottobre, subito dopo c'è Polonia e farò pure quella, poi c'è Romania e poi per finire il 2 Alicante, quindi a fine novembre, quindi gli appuntamenti sono tantissimi. Mazza. Hai mai fatto preparazioni così lunghe? No. Competizioni? No, infatti devo vedere se riesco a reggere fino a novembre. Spero di sì, la testa c'è, quindi spero di sì. Ho fatto al massimo, ho fatto quando sono diventato pro, mi ero preparato per Nizza, la gara mi è stata annullata. Poi 2 settimane dopo sono andato a gareggiare in Spagna a Benidorm, ho vinto la Pro Card. Sono rimasto in forma, ho fatto un lean bulk. Da fine aprile fino a praticamente metà luglio, giugno, maggio, giugno. Sì, avrò fatto altre 8 settimane di lean bulk, molto, molto pulito, cioè stavo veramente in forma. Infatti, praticamente ho ottenuto le stesse, cioè ho incrementato le calorie, ho sgarrato fino a 3 settimane prima. Ho fatto l'ultimo e unico cheat di tutta la preparazione perché sto veramente in forma. Più mangiavo, più mi tiravo. Il metabolismo era veramente a 3000. Ho fatto il cheat a 3 settimane, migliorato nuovamente la forma, una cosa stranissima. E praticamente mi ricordo che ho fatto una scarica di 4 giorni a 150 grammi di carbo, ho perso 5 kg d'acqua. Ho Fantastico. ricaricato e sono andato a gareggiare. Cioè, Oh, incredibile, pronto. quella preparazione è stata, ma poi stavo bene perché mangiavo, quindi i muscoli erano sempre pieni, mi allenavo da Dio. Sì, la stanchezza della preparazione c'era sempre, però mangiando è diverso perché ti alleni, hai un pump, sei sempre svenato, ti senti sempre bello pieno, ti svegli praticamente che sembra che ti stai allenando. Cioè, magari attualmente ancora questa cosa, non, per esempio quest'anno non mi è ancora successo perché sei ti svegli, magari sei flat, no? Sei morbido, Sì. sei liscio. Mi ricordo quella preparazione perché mangiavo, cioè mi svegliavo, sembravo in pump, è incredibile. Fantastico. Spalle sempre belle rotonde, petto bello pieno. Mi ricordo e pesavo sempre sui 95-96 kg. Chiaro che le proporzioni non erano quelle di ora, la qualità muscolare non era quella di ora, la densità muscolare della fibra non era la stessa. Che chiaramente parliamo del 2019, quindi 2 anni in più sopra le spalle fanno tanto, Sì. soprattutto alla mia età.
C'ho 25 anni, quindi. Attualmente quanto pesi? Allora, per adesso oscillo tra i 93 e i 95. Ieri mi sono svegliato 95, stamattina 93. Però considera che in gara c'è l'ultimo giorno di scarica, anzi il penultimo, pesavo 91, però abbiamo esagerato un pochettino, anche se sono arrivato bello dry, non ci stava bisogno di scendere così tanto, però abbiamo azzardato un pochettino per sfinare la pelle, visto che comunque era la prima competizione, Certo. e allora abbiamo deciso di sfinare un pochettino più la pelle, perché io non ho una predisposizione al tiraggio alta, purtroppo. Ho tanti altri vantaggi e tutto, ma non sono predisposto al tiraggio, soprattutto sul back. Quindi ancora non abbiamo quella qualità, sai, che hanno i pro, soprattutto dal centro bassa schiena. Sì. Non so se hai visto l'ultima foto di Beck, però non ho Sì, guarda, ancora la prendo. quella pelle proprio sottile. La fortuna mia è, tra virgolette, che fortuna. L'unico modo che abbiamo avuto che abbiamo per migliorare questa cosa è intanto gareggiare, quindi fare gara su gara e cercare di migliorare, sfinare la pelle Certo. gara dopo gara, perché comunque anche se sono un professionista ho poche gare alle spalle. Eccoli qua. Esatto, l'ultima foto che ho messo, esatto, ti vedi la pelle quando abbiamo sfinato Sì, sul back. sì. Beh, il back è completamente diverso, cioè anche a partire semplicemente dallo shape. Sì, la Un shape è lavorone. completamente rinnovata. Ero pure abbastanza larga a sinistra. Cioè, diciamo, allora, per esempio a sinistra ero 95 kg sul palco. Ok. Lì ero 91. Beh, sì. E infatti abbiamo, dopo un anno e mezzo, ma in realtà ho molti più muscoli quest'anno. Se tu guardi sto video, lì ero Ah, 97,5 kg. Guarda fantastico. che densità muscolare che Sì, avevo lì. sì, sì, sì. Io sul palco ero la metà, ero 91, ero 6,5 kg meno. Cioè, ok che c'era un po' d'acqua, però mi bastava perdere da lì, mi bastava perdere 1,5 kg, Sì. drenare, ricaricare poi e salire sul palco 96,5 kg ricaricato, sarei stato un alieno, Perfetto. perché già la pelle era fine anche sul back lì, se ti faccio vedere un report, però purtroppo, insomma, non so perché è andata così, quest'anno è andata così, Ma ci sta, quindi dai. ora stiamo recuperando. Prima gara della Era la stagione. prima, quindi ora, insomma, se poi possiamo riprendere, insomma, quindi praticamente siamo scesi un pochettino troppo e ora stiamo cercando di riprendere un pochettino i volumi, cercando di mantenere appunto questa pelle sottile. Sicuramente non è facile. Però abbiamo cambiato stimolo ora per quanto riguarda l'allenamento. Abbiamo visto che comunque la gente è più grossa in generale. Io sono contento perché comunque ho portato non muscoli, ho il back proprio migliorato, ho messo molto più muscoli sul back, la pelle è più sottile, la spalla comunque è cambiata, è più completa sia sul frontale che sul posteriore, il braccio è più rotondo. Però comunque dobbiamo acquistare quella pienezza che magari nella gara di sinistra avevo. Certo. Quindi dobbiamo cercare di portare quei 2-3 kg in più messi bene e di volta in volta cercare di aumentare appunto il tiraggio e la condizione. Poi se questo di qua a novembre verrà apprezzato dai giudici e la condizione ci piacerà, insomma. O comunque ci faremo dare dei feedback dai giudici, poi vedremo se fermarci e costruire per 6 sbarra 12 mesi, perché si potrebbe trattare anche di questo, o magari semplicemente fare un po' di stop, di relax, riprendere con la preparazione e puntare sul blocco spalla-braccio e quindi acquistare quella rotondità magari in più che mi va a completare le rotondità che già ho Sì, naturali, però sì, sì. sai, con un po' più di enfasi appunto su quei punti che magari rispetto a molti altri, magari se mi guardi da solo dici
che non avrei bisogno, però sai, tengo ad altri un po' di rotondità, soprattutto sul capo frontale, qua, perché siccome ho un petto abbastanza rotondo, il capo frontale Aspetta dovrebbe essere un po' che più accentuato. ricondivido ancora lo schermo. Insieme al Donald sì. Esatto, così ce lo Insieme vediamo al insieme. Aspetta. Tricipite. Ok. Lo vedi, no? Sì. Ok. E allora questa è l'ultima gara. Tu dici il blocco generale del petto alto spalla? Sì, diciamo che allora considera che nell'ultima foto comunque non sembra nemmeno il mio petto, perché di solito, sai, appunto come hai visto proprio fa nel video, cioè il Questo. petto è rotondissimo, sì, il Sì. petto è bello rotondo e pieno, non mi manca il petto. In gara purtroppo mi sento perché ho avuto, questo lo puoi pubblicare tranquillamente, ho avuto dissenterite di notte. E Ok. praticamente il corpo si è disidratato ulteriormente e praticamente io più facevo pump più mi sentivo piccolo. Ok. Ho capito. Ho capito. È Cioè, rivuoto. solitamente a me basta, credi, basta strizzare i muscoli che mi gonfio, perché poi ho una particolarità genetica fuori dal comune, ma mi ricordo, cioè, da quando proprio ho iniziato a fare palestra. Io in allenamento mi trasformo, cioè ho una capacità di, o comunque avrò una predisposizione a generare ossido nitrico più del normale. E quindi ho una vasodilatazione, un pump veramente eccessivo. Cioè magari io sono in scarica da 5 giorni, ma come mi alleno? Mi gonfio lo Esplode. stesso e pranzo carboidrati esplodo. Quindi, cioè, io magari mi vedi senza pump, ho sempre delle belle rotonde, eccetera. Ma quando mi alleno sono veramente esagerato. Cioè, ed è la prima volta nella mia vita che io faccio pump e mi sento svuotare. Cioè, come sai, magari ti sarà capitato che tu sei pure un grandissimo atleta, sai, magari quando ti alleni talmente tanto che magari non hai nemmeno tante calorie in corpo. E come stai facendo le ultime serie, ti cominci a sentire svuotare Sì, piuttosto che pompare, no? Ti sarà esatto. capitato? Ecco, io ho avuto questa sensazione da subito. Cioè io pompavo e mi sentivo spegnere, pompavo e mi sentivo spegnere. Ma pure il giorno dopo, nonostante io abbia mangiato, cioè ti faccio l'elenco, nonostante io abbia mangiato tutto il giorno, domenica, di tutto e di più, io il giorno dopo non sentivo Vuoto. pump nel petto. Che il pump nel petto c'è... Cioè, cioè per me, cioè, respiro, guardo i pesi e mi si sgonfia il petto. Stranamente non mi è entrato il pump, quindi quella rotondità sul petto mi è mancata pure Certo. per questo. Quindi quello che ti dicevo poco fa è comunque migliorare il capo lungo del tricipite per dare rotondità quando mi metto in posa, sia Certo. nel frontale che nel... E ovviamente quando mi metto nella posa senza mani, migliorare anche il capo laterale, che quest'anno mi migliora tantissimo, appunto per dare, sai, quel bozzo, no, di lato. Esatto. Quindi comunque il tricipite migliora a 360 gradi. Il bicipite ovviamente sta bene, anche se comunque non basta mai, perché comunque migliorando il capo frontale del deltoide devo per forza andare a migliorare il bicipite, altrimenti quel bicipite sembrerà troppo piccolo. Quindi comunque migliorare il blocco spalla-braccio per come ho fatto quest'anno. Tra virgolette, e poi comunque sempre cercare di migliorare il bust shape e dettagli sul centro bassa schiena, quello sarà il focus, cioè la schiena a 360 gradi, però dobbiamo dare un po' di focus anche sul centro bassa schiena. E poi il petto, insomma, potrebbe andare così, anche se comunque poi riesce un po' a migliorare, non succede nulla, perché comunque il volume che dobbiamo andare a prendere è generico. Però ecco, quello che deve migliorare di più, come ti dicevo poco fa, è il blocco spalla-braccio, che quest'anno comunque è migliorato, ma a differenza di molti ancora mi manca. Poi vedremo di gara in gara se riesco a recuperarlo, perché credimi che mi sono visto davvero piccolo, quindi magari ora sai, se riesco ad acquistare quello che voglio, magari riesco a riprendere i volumi che avevo in quel video, magari allora ti dirò, guarda, forse magari un po'.
però non mi serve, magari mi servono quei 2 kg per andare a completare il blocco spalla braccio, non mi serve acquistare tutto questo volume, perché poi il main physique, ricordiamoci che è lista, shape ed estetica in generale, non è volume. Esatto. Quindi magari è stato semplicemente perché ero un po' più spento e magari ti sto dicendo adesso questo. Magari se ci risentiamo a fine settembre, magari ti dico che mi serve forse 1 chilo in più per essere più completo, ma magari può essere che mi devo fermare 1 anno per mettere ancora più volume perché non sono nelle condizioni di molti. La cosa che mi entusiasma tanto, perché all'inizio mi ero tanto abbattuto, però sai, magari riguardando le foto, noto che comunque sì, c'è stato un errore, bla bla, però ho messo tanta qualità. La cosa che mi preoccupava di più poi era la schiena, e questo comunque l'abbiamo risolto, quindi già ora, prendendo quella densità sulla schiena, secondo me la pelle si attacca ancora di più. A voglia, sì. Quindi i muscoli dovrebbero essere molto più impressivi sul back, e sperando che comunque attraverso la dieta si sfina ancora più la pelle, dovrebbe essere proprio un lavoro doppio, e quindi dovrebbe essere un risultato spettacolare. Quindi vediamo, quindi questo mi rincuora un poco, però questa è stata una bella batosta che mi è servito, insomma, mi ha motivato ancora di più a spingermi più sotto i pesi, ad essere più preciso ancora di più con la dieta, anche non è che non lo ero, perché sono un maniaco della dieta, un maniaco dell'allenamento, perché do tantissima importanza all'allenamento, tantissimo, 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 a parte che lo adoro, e sul dorso, credimi, me le sono studiate tutte. Tutte, tutte, tutte. Sempre, cioè, da 3 anni a questa parte che faccio 3-4 anni che faccio multifrequenza sul dorsale, sulle spalle, sulle braccia, ma nell'ultimo anno e mezzo, credimi, ho fatto anche allenamenti da 100 minuti solo per la schiena, multifrequenza, perché per i lavori tutti singoli, no? Per Certo. il doppio tempo, cioè magari fa un volume di allenamento più o meno uguale, però sai, lavorando singolarmente, Esatto. se ne ce lo butti a terra, però ho visto, cioè si vede, non è che ho visto, i risultati parlano da te, molti più dettagli, perché riesci a contrarre meglio, allunghi meglio, accorci meglio, e posso dire che questo mi è servito tanto, sia per la shape che per i dettagli. Quindi, se posso dare un Assolutamente. consiglio a chi ci sta ascoltando, lavorare in maniera singola può essere davvero una soluzione molto molto importante per portare più shape e più dettagli sulla schiena. Questo posso dire che mi è servito tanto. Ovviamente senza mai tralasciare i fondamentali, senza mai tralasciare le trazioni, la lat machine. Come ti alleni tu, Manuel? Quanti giorni a settimana? Che splittaggio stai facendo? Allora, io ho trovato, allora, quando avevo più tempo, cioè in bulk, facevo molto simile a quello che sto facendo ora, però diverso, perché ora ho meno tempo, perché lavoro tutto il giorno in palestra, quindi purtroppo non posso fare la vita da professionista, anche se mi piacerebbe. Però ecco, mi arrangio. Allora, in questo inverno il bulk l'ho distribuito così: facevo petto e tricipiti la mattina, pesanti, la sera mi facevo un richiamo di back, richiamo che poi è un allenamento da 1 ora fatta bella pesante, dove davo più uno stimolo, un 70% neurale, 30% sacroplasmatico, quindi perché a me piace sempre fare un mix. Però lì utilizzavo davvero dei bei cariconi con fondamentali, sempre lavoravo, facevo sempre un misto, non facevo, tra virgolette, come si dice, spessore, larghezza, anche se poi sappiamo che non è così, però in genere si dice, si lavora più per lo spessore, più per la larghezza, anche se poi c'entra poco, però ecco, facevo sempre un mix, quindi facevo sia, ecco, lavoravo sia sul piano orizzontale che sul piano verticale che sul sagittale, non tralasciavo nulla. Quindi sempre a 360 gradi, un allenamento da 50 minuti, però questo era più il richiamo, perché appunto durava 50-60 minuti, perché l'allenamento più pesante lo facevo la mattina. Il martedì mi facevo spalle e bicipiti,
Mercoledì mi facevo le gambe, giovedì mi facevo dorso pesante e... No, sì, dorso pesante. Le gambe mercoledì erano complete, giovedì mi facevo dorso pesante, venerdì mi facevo spalle, petto e tricipiti, focus su spalle e tricipiti, quindi richiamo petto, soprattutto sui fasci clavicolari, e così sai, facevo pure magari meno esercizi, però erano sempre 100 minuti di allenamento. E il sabato mi facevo bicipiti e bicipiti femorali, Ok. quindi perché dovevo migliorare i femorali, quindi facevo pure i bicipiti femorali. E infatti sono migliorato tantissimo anche sui femorali. Beh, questo è perché è una fissa mia, perché voglio essere un atleta completo a 360 gradi. È fantastico Poi veramente. facevo gli esercizi di rifinitura, i polpacci, li facevo 2 volte a settimana. Addome non l'allenavo perché squatto davvero pesante e stacco davvero pesante. Cioè, considera che l'ultimo allenamento di squat ho fatto 6 colpi con 200 kg di fronte, una crociata Minchia. completa. Poi magari ti mando un video. No, sono fortissimo di gamba perché ho un corso pure di powerlifting. Faccio il frontale con 200 kg, Minchia. 6 colpi. Quando l'ho chiuso, la settimana prima ho fatto 190, l'avevo chiusi bene, poi mi sentivo bene, ero 111 kg, però. Da solo, 6 colpi con 200 kg, meraviglioso. Mi è spuntato pure il callo osseo, cioè qua davanti, è incredibile. Quindi squatto pesante, stacco pesante, se considera che gli stacchi li faccio i mezzi, però per il punto vita. Considera che a 4 settimane dalla gara ho fatto 3 colpi con 300 kg a fine allenamento di schiena, Porca puttana. sotto il ginocchio, però sotto il ginocchio, quindi I mezzo stacco, romeni non sotto da il solo il ginocchio. ginocchio. Sì, però è sempre un mezzo stacco, ce lo Sì, sì. considero comunque un mezzo stacco perché Sì. comunque la gamba è leggermente più flessa rispetto al rumeno, che è Ok. magari semiflessa, capito? Sì, questa. E poi, per quanto Scusami, gli riguarda, stacchi li fai beh, quindi li facevi il giovedì alla fine del dorso? parte... Il... Ok, ok, Sì, come finisher. Poi praticamente invece ora, che comunque devo dare prevalenza all'upper, anche se mi è dispiaciuto tantissimo non fare il richiamo di femorali, perché sono fissato con i femorali, perché siccome ho un gluteo davvero grosso, il femorale mi deve accomodare. Però devo essere sincero, non ho un femorale ancora da classic, però è abbastanza, si fa rispettare, ecco, diciamo così. Adesso faccio che mi trovo da Dio, proprio ho avuto, infatti, se mi devo ripreparare cioè, se devo fare una fase di costruzione, penso che farò così, perché questa credo che sia la migliore soluzione. Allora, sto facendo lunedì sempre petto e tricipiti, martedì spalle e bicipiti, mercoledì faccio centro schiena, cioè esercizi più per il centro schiena, insomma più esercizi per lo spessore, e poi un esercizio sbarra due per il V-shape, quindi però insomma il focus è per i dettagli, ecco. Ok. Poi ora ti spiego poi le differenze. Poi il giovedì mi faccio gambe complete, il venerdì mi faccio spalle, petto e tricipiti, con focus sempre su spalle e tricipiti, lo richiamo petto, e sabato mi rifaccio l'allenamento di dorso pesante. Mi sono fatto finora incentrato su V-shape e centro schiena di nuovo, però prima faccio tutto V-shape e poi per finire faccio centro schiena, compresi anche i posteriori, che il venerdì ovviamente non faccio, e poi richiamo di bicipiti. Ok. Ho
Ora invece praticamente, e quindi questo è lo split insomma che vorrei, cioè tengo. Ora, questa settimana invece che abbiamo cambiato, ho cambiato allenamento e praticamente sto facendo sempre tutto per prima il centro schiena, anche se devo dire che ho finito, cioè l'allenamento che ho fatto mercoledì mi ha demolito, credimi, mi ha demolito. A parte che ero larghissimo, cioè, infatti quando si dice spessore, non è per un cazzo perché comunque ero veramente largo, cioè, non ero così largo da non so quanto. E tra i chip, insomma, tra lo stimolo nuovo, tra le nuove angolazioni, ho lavorato su tutto l'upper back, no? Ho fatto il T-bar con il busto in appoggio, il low row. Che ho fatto? Ho fatto bella una preattivazione per il centro schiena prima, Ok. e ho fatto le scrollate sul panco a 30 gradi con i manubri. Fantastico. Quindi prima di fare questo poi ho fatto il suo di barra, ho fatto la low row, poi ho fatto il triangolo, la lat machine con no, ho fatto il pulley a presa inversa, Ok. leggermente più aperto delle spalle, l'ho sentito da Dio, con massimo allungamento, sai proprio quando allunghi apri tutte le scapole, no? E lì praticamente lì che sono diventato pure enorme, perché lì stando col busto leggermente in avanti vai a lavorare nettamente sul V-shape. Quando chiudi, ovviamente, già avendo lavorato tantissimo sul centro schiena, hai una buona ancora sensibilità, quindi prendi sia il bien Certo. dorsale e poi a finire il centro schiena, anche se stai protratto in avanti. E poi ho fatto la lat machine con triangolo, proprio per allungare mass al massimo il gran dorsale col busto in avanti, sempre lasciando andare bene le scapole. E basta, però ho fatto sì e no, credimi, ma nemmeno un'ora di allenamento, distrutto, distrutto, perché ho dato uno stimolo, davo uno stimolo mobifillare all'inizio, e poi alla fine, per esempio, sul T-bar ho fatto 3 serie da 6, 2 serie da 8, una serie da 10 con stripping finale. E nell'ultima stripping siccome il peso era un po' leggero, ho fatto 5 colpi, 5 secondi di tenuta isometrica, 5 colpi, 5 tonnellate, può morire. Quindi tanto volume comunque per ogni esercizio. Sì, tanto volume e anche intensità di carico, perché comunque tutte portate cioè serie da 6, quindi comunque intensità la Certo. metti, e poi non scappi, perché sei col busto in appoggio, quindi non scappi. Con lo spotter che mi aiutava a completare eventualmente l'ultima ripetizione, quindi sai, non scappi, c'è lo spotter che eventualmente ti aiuta poco poco, arrivi a Fantastico. morire. Poi ho Intensità fatto elevata. la sì, no, mi alleno ad altissima intensità, cioè quando fai 50 minuti, però fatto con questa intensità, cioè non riesco a muovermi, è meglio di fare 100 minuti fatti, Certo. però questo lo puoi fare quando magari hai pure uno spotter dietro che ti aiuta. Certo. Io per fortuna, questa è la mia fortuna da anni, che ho uno spotter che mi conosce e che mi sa aiutare e che veramente mi sistema i pesi, soprattutto quando sono in pre-gara, mi conosce bene, il mio migliore amico, quindi Fantastico. cioè, a volte gli dico mi aiuti meglio di come mi saprei aiutare io, cioè mi aiuta sai proprio a pennello. Quindi poi abbiamo fatto la low row, sai, quella della panatta, Sì. chiudere così. Ho fatto un'angolazione leggermente diversa, perché l'ho fatto l'angolazione con la transit bar, che era bellissimo, e ho fatto lì un 4x7 pesante con una negativa abbastanza controllata, con contrazione di picco, e poi 2 serie le ho fatte con un drop set da 10 più 10 più 10, però a ogni 10 ripetizioni facevo 10 secondi di contrazione senza carico, però. Ah, Quindi ok. senza carico facevo la contrazione, poi massima contrazione, poi abbassavo un 25% buono e ne facevo altre 10, cedimento,
di nuovo contrazione. contrazione, di nuovo contrazione. Questa la utilizzo E anch'io. La utilizzo anch'io, è bellissima. È fantastico. bellissimo. Che fai 10, accumuli, poi tieni, crei ipossia, poi diminuisci il carico e ne spari altri 10. Ce l'hai, e ogni volta che diminuisce è sempre più intenso e brutale perché va Bravissimo. proprio a fuoco. Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Bellissimo, bellissimo. E poi ho fatto un 6x10 di tutto accedimento anche lì, però con una negativa comunque non controllata, ma bella controllata, perché mi piace sempre tenere la negativa di pull a presa inversa, testa spalle, sto vedendo molto. Tu figurati che io in bulk questa presa non riesco a farla, cioè che non riesco, talmente sono largo che non riesco a girare le braccia, seriamente, che mi allargo tanto, non riesco a girare. Quindi ora mi sto trovando da Dio. E poi ho fatto un 12, 15, 20 di semplice, semplice. Però giocando, sai, con 3 secondi di stretch, quando vai in massimo stretch, 3 secondi per stimolare un po' l'IGF-1 proprio a fine allenamento e portare il massimo accorciamento. Proprio per, è un po', richiama un po' questo metodo, il mountain dog. Sì, di John, Sei. assolutamente. Esatto, il Mountain Dog. Con l'inglese sono una frana, quindi se lo pronuncio male No, no, ci non sta, ci farei immagino. caso, no. Mountain Dog, vabbè. Vediamo un po' questo allenamento, anche se è un po' fatto mio, ovviamente, perché c'è pure la preattivazione, lui non lo utilizza, che a me piace tantissimo. Ti posso dire, ho fatto questo allenamento, cioè oggi arrivo in palestra, dovevo fare dorsali, quindi l'ho fatto questo mercoledì. Perché di solito che facevo? Facevo il richiamo mercoledì, centro schiena, quindi allenamento comunque molto semplice, leggero, non blando perché non mi alleno mai leggero, però sai, lo recuperavo la schiena. Minchia, arrivo in palestra oggi, ma io ieri ancora mi sentivo stanco. Io faccio al mio migliore amico, noi domani la schiena non riusciamo a farlo. Noi domani la schiena non riusciamo, perché mi ero messo l'allenamento leggero il sabato. Io ho sbagliato. Oggi Sabato ho è sbagliato. sabato, lo dico per chi ascolta perché la pubblico dopo, quindi oggi è Sì, sabato che stiamo registrando. ho sbagliato a impostare l'allenamento, perché oggi era il, tra virgolette, il richiamo, che era sempre un'oretta, più lavoravo, sai, singolo, però sul V-shape, e poi finivo con un richiamo per il centro schiena e anche per i posteriori, che ieri ho fatto spalle e ho dato focus a frontale e laterale. Perché ricordo che il martedì do focus al laterale posteriore, quindi inizio con i posteriori, poi vado tanto sui laterali e un richiamo sul frontale, anche perché lunedì faccio pure spalle e tricipiti, quindi cioè faccio petto e tricipiti, quindi c'è il frontale lavora, quindi il frontale il martedì ho un richiamo. Faccio una cosa, faccio un 15 di shoulder press abbastanza leggero. E come finisher comunque. E poi invece il venerdì mi focalizzo appunto su tutti gli esercizi fondamentali sul capo frontale e laterale, e il posteriore addirittura non lo tocco perché poi lo dovevo fare sabato, cioè oggi. E devo fare oggi dorsali, mi viene da ridere perché stranamente, perché di solito sai, non sbaglio, però vedi, questo fa anche esperienza. Praticamente dovevo fare dorso e bicipiti, quindi il richiamo di bicipiti. E arrivo in palestra, mi metto sulla lat machine, ma ci metto, sai, 40 kg per riscaldarmi. Mi sembravano una tonnellata. Dolori dappertutto. Io faccio, no, io ho detto, non abbiamo recuperato 48 ore, non sono bastati. E quindi praticamente abbiamo fatto un recupero attivo, tra virgolette, abbiamo fatto alla fine 12 serie di bicipiti, abbiamo fatto 12 serie di addome, 10 serie di polpacci e 30 minuti di cardio. A posto. E praticamente domani mi toccherà andare in palestra e farmi l'allenamento di schiena. Quindi oggi, che doveva essere la mia giornata di riposo, cioè oggi che praticamente doveva essere il mio allenamento di schiena e domani la mia giornata di totale rest, non lo sarà, mi farò il mio allenamento di schiena che mi durerà una quarantina di minuti. Quindi, tra virgolette, sabato e domenica mi sono diventati due allenamenti leggeri. E ormai fino alla gara terrò questo, e poi dopo la gara invertirò il mercoledì l'allenamento leggero. Ormai fino alla gara, tanto sono questa, la prossima, e poi un'altra ancora, e poi ci siamo. Quindi ormai lo tengo così. Poi quando sarà, poi invertirò, perché
La domenica voglio riposare, mi serve proprio per staccare un attimino. Mi faccio il cardio, sì, però mi serve appunto per Certo. staccare. Però, sai, gli americani dicono non dovete avere paura di allenarvi. Molti utilizzano allenarsi 7 su 7, quindi perché c'è pure chi fa doppia sessione, quindi siccome a me piace allenarmi, l'unica cosa che, di cui, tra virgolette, ho paura è che mi stresso. Certo. L'unica cosa è questa, non perché non ho voglia, perché se tu mi dici mi devo allenare 3 volte al giorno e arrivo nella mia top condition e mi alleno pure 5 volte al giorno, cioè non è quello il problema, non ho paura di allenarmi troppo, però sai, è la prima volta che mi alleno così tanto, però siccome ho alzato i carbo, tantissimo, le proteine, ora ti spiego cosa abbiamo scelto, però c'è stato prendo un cambio, che ora ti spiegherò, sulla dieta, e praticamente mi tocca allenarmi, però siccome gli americani dicono così, gli americani sono tutti più grossi, ci sarà un motivo, molti dicono per la chimica, ma perché si allenano forte. Se tu guardi le donne americane come si allenano, guardi le nostre Spavento. bikini italiane, a parte ad eccezione di mia moglie, che ancora non siamo sposati, ma a breve sarà mia moglie, che Siete lei si allena, fidanzati? cosa? Siete proprio fidanzati? Grande, Sì, siamo ancora fidanzati. grande. Però conviviamo da 2 anni, ci vogliamo sposare. Fantastico. E lei, gli ho trasmesso proprio la grinta agonistica che ci metto io sotto i pesi. Perché quello che mi è stato sempre riconosciuto a me dai svariati coach, mi sono allenato veramente con i migliori coach in Italia, con i migliori atleti. Tutti mi hanno sempre riconosciuto che la grinta, la determinazione, l'enfasi che ci metto nei workout non è una cosa che si vede tutti i giorni. E questo mi fa piacere perché, a parte le soddisfazioni, ma è una cosa innata, cioè, non l'ho mai fatto perché c'è, cioè, una cosa proprio innata che riesco ad allenarmi così, capito? Riesco a spingermi oltre. Ripeto, non è detto da me perché per me è normale, però non me l'ha detto, cioè me l'hanno detto svariati coach in vari seminari in determinate sedi. Cioè magari siamo 30 o 40 atleti, pure più grossi di me, però mi è sempre stato riconosciuto questo. Tu ti alleni molto forte, cioè sei uno dei pochi atleti nel panorama internazionale che riesce ad allenarsi con questa intensità. Giusto o sbagliato che sia, però dico, riesco No, no, no. a spingermi davvero così. Mi è stato sempre riconosciuto questo. Questa è una cosa che io sono davvero. Chi mi conosce sa che sono veramente molto molto umile, che magari a volte mi butto magari troppo a terra. Marco me lo dice sempre, dice, tu sei proprio incredibile, perché però questo mi è sempre stato riconosciuto e mi fa piacere che comunque l'ho trasmessa a lei. E tu guarda, spero ci sarà modo di incontrarci e ti faccio Ah sì, vedere come si assolutamente. allena, ma guarda che è una forza della natura pure lei. Mi fa piacere di averglielo trasmesso. È questo, che si allena con una donna americana. Poi lei, tra virgolette, noi siamo fidanzati da 2 anni e lei è entrata in palestra con me. Cioè, lei aveva fatto 2 mesi così, sai come fanno le ragazze, cioè, non sapeva nemmeno fare uno stacco rumeno. Dico, lo squat non lo sapeva fare, mi cadeva in avanti, mi ricordo, quando l'ho presa ad agosto 2019, cioè l'ho presa, nel senso nel team. Poi ci siamo fatti fidanzati subito, si può dire, quindi quasi 2 anni che siamo insieme e che conviviamo. E ora lei esordirà, no, esordirà, farà la sua seconda gara ad Alicante. Fantastico. La seguite? Sì, la preparo io a Claudia. Ha una forma, dei muscoli messi incredibili, Fantastico. che in 2 anni la devi vedere, mostruosa. La prima gara La ti va da... trovo su Instagram? Le Sì, la condizioni prima varie? gara... Sì, lei ha gareggiato, considera, dopo 13 mesi di preparazione. Eccola, lei no? Sì, fai vedere il viso intanto, guarda, fai vedere il Eccolo qua. viso. Sì, fai vedere il viso qua. Sei La innamorato, bikini. eh? Sì. È la bikini. No, perché si vedono certi mostri, non è perché è la mia Eccolo fidanzata, però... Dico perché qua. poi le... No, questo è un segnale che voglio dare un po' a tutte le ragazze che ci ascolteranno, che si rovinano il viso per andare a fare due di merda. Sì. Cioè, no. Dovete avere rispetto della vostra salute.
Vedi, è arrivata tirata, però l'ho portata nel rispetto della sua salute e l'ho dovuta Assolutamente. tirare troppo, purtroppo, perché aveva il problema delle culo-sciavale. Ora l'abbiamo sistemata questa cosa, come dicevo poco fa. Adesso Esatto. praticamente, penso che arriverà almeno 5-6 kg in più. Almeno Fantastico, 5-6 kg in più. fantastico. Ha costruito abbastanza, ha messo abbastanza quadricipiti, ha messo abbastanza glutei, insomma, è cresciuta bene. Spero che farà bene. Come vi trovate con te che la segui? Riuscite a distinguere il rapporto preparatore-atleta e quello di coppia? Allora, io prima che iniziate a prepararla, ho fatto delle premesse. Quindi io ho spiegato tutto perché. Appunto, anche dalle mie esperienze passate, ti posso dire che con lei riusciamo tranquillamente a trovarci. Non è semplice, soprattutto stare in preparazione tutte e due. Io sono il suo coach, quindi non è semplice. Inutile che gli altri dicono: no, noi riusciamo. Sì, se due persone sono unite e si capiscono, allora sì. La donna è molto più particolare. Cioè, io non è come l'uomo. La donna è. Dovete fare finta che la donna è perennemente con il ciclo. Ecco, si trova sempre in questa fase. Già lei a 5 settimane prima, 6 settimane prima della gara, lei è come se ha il ciclo costante. E si trova in quella fase là. Quindi è molto, molto, molto. Semplice e facile cadere in battibecchi. Quindi bisogna sapersi far scrollare molte cose addosso. Forse la fortuna nostra è che ci vediamo pure poco, perché io lavoro 15 ore al giorno in palestra. Quindi lei comunque lavoriamo nello stesso posto, però sai, abbiamo veramente poco, poco tempo. Ora ci stiamo vivendo un po' di più. E spesso, cioè anche se io sono in preparazione, c'è pure quando scatto io, però io mi riesco a contenere di più. Con lei è un continuo comunque assecondarla. Con questo non voglio dire che è impazzita o No, è no, no. assolutamente. Penso no, magari per chi ci sta ascoltando può capire male. Però comunque la donna va capita di più, tutto qua. E poi era col fatto che comunque io ho più esperienza, riesco a capire e a leggerla. Cioè, piuttosto, cioè io già dal tono della voce, da quando si alza la mattina, già so se le palle girate o meno, dico. Quindi, oppure già quando entro in palestra, per dire poco fa, a pranzo ci siamo allenati. Palestra per fortuna chiusa, quindi abbiamo aperto noi. Lei doveva iniziare l'allenamento, lei molto come me, io avevo finito. Quando noi dobbiamo iniziare l'allenamento è sacro, non vogliamo già noi da mezz'ora prima non vogliamo rotti coglioni, cioè non dobbiamo non vogliamo sentire nessuno, vedere nessuno, dobbiamo avere il nostro tempo, la nostra calma, ci dobbiamo concentrare, dobbiamo visualizzare l'allenamento, siamo sotto questo punto di vista, sentiamo l'allenamento come una competizione, cioè sai, non so, magari questo può capire magari chi ha giocato a calcio, chi ha fatto uno sport, no? Ecco, noi approcciamo come se dobbiamo fare una partita di calcio, cioè ogni allenamento viene approcciato così. E io mi riporto al calcio perché ci ho giocato per 15 anni, quindi io mi ricordo che sai, quella prestazione, no? Ecco, per noi ogni allenamento, che sia il gruppo muscolare carente, che sia quello forte, per noi è così, cioè noi abbiamo una tensione addosso, poi quando quindi sia pre che durante siamo molto nervosi, purtroppo io ho trasmesso pure questo. Allora lei, io avevo quindi finito, ero rilassato, sapevo che mi avrebbe risposto male, ma sai, mi arriva il video della routine, e faccio, sai amore, mi arriva il video della routine, lo vuoi vedere? No, Manuel, mi devo allenare, poi me lo fai vedere. La bolla. Doveva ancora, non aveva iniziato nemmeno a riscaldarsi. Cioè, fatto, va bene, amore, tranquilla. Cioè, magari uno che non l'avrebbe capito se la sarebbe presa male, no? Certo, Dici, minchia, certo. c'è il video della routine. No, io assolutamente. Cioè, non, perché anch'io sono così.
c'è la vita d'atleta che ti porta a essere così. Chi fa l'atleta, chi fa la fame, chi si allena seriamente ed Lo è con capisce. cioè, così. Cioè, io lo so, quindi per questo riusciamo pure a capirci, a completarci. Cioè, quando noi ci alleniamo 6 giorni su 7, ora io 7 su 7, la sera ci sta che non vuoi uscire, che non vuoi vedere nessuno, che non vuoi. Molti riescono, e li invidio a molti, che riescono a stare con le persone, riescono ad uscire, riescono a fare. Noi non riusciamo, perché tra che lavoro, comincio a odiare tutti, cioè, Sì. non riesci perché sei stanco, cioè, fai il cardio la mattina, lavori, ti alleni, ti fai un mazzo così, poi io a lei la massacro durante l'allenamento, cioè, ti faccio vedere i protocolli che fa, cioè, da impazzire, cioè, si allena, fa gambe 2 volte a settimana, ma fa le gambe, no slanci e slancetti, cioè, Fantastico, capiamo, fantastico. non fa slanci e slancetti quando dico gambe, fa gambe, non fa esternocoscia, fa le gambe, cioè questo gli fa attacchi, squat, anche lei è fortissima, cioè lei a fine allenamento, l'altro giorno mi fece in cut, mi dice, guarda, cioè considera che è stanchissima, si fa tutti i quadricipiti, perché il giovedì lei fa quadricipiti e richiamo femorali, il Ok. lunedì invece fa il contrario, doveva fare stacchi rumeni, doveva fare serie interrotte, 5, 20 secondi, 5, 20 secondi, 5, 20 secondi, 5. Distrutta, già non ce la faceva più. Amore, mi fa una cortesia, mi carichi il bilanciere, mi metti 90 kg. Ti fa gli stacchi rumeni come Dio comanda, cioè a metà allenamento, cioè, ti fa le serie interrotte, cioè sarebbe il 10-12 RM, ma stanca. Sì. Cioè, questa mi faceva in bulk con 110 kg, mi faceva le serie da 8 di stacchi rumeni. Cioè, anormale, cioè fortissima. Magari, e poi a level svantaggioso nello squat, magari nello squat, magari per adesso mi faceva il 4x7 kg. Magari lì è più scarsa, però cioè, Certo. quando parli di stacchi e mezzi stacchi è fortissima, per essere comunque sempre una bikini donna, cioè nel senso. E si è allenata da 2 anni, cioè non è che ancora tutta, però cioè, fa gli esercizi veramente bene. Però ecco, si allena con i carichi, appunto. Cioè, ancora tuttora fa ancora i carichi a 2 settimane dalla gara, che le gareggia un Fantastico. po' più. Niente, quindi questa è una piccola premessa, un elogio che volevo fare, ecco, insomma, pure a lei. La preparazione femminile è quella che deve essere, per come la vedo io, deve essere come quella di un uomo. Poi sì, è chiaro che ci sono degli esercizi come gli slanci, come l'esternocoscia, che magari ti servono magari per creare quell'iperlordosi, magari che non ce l'hai proprio naturale, per accentuare un po' i Certo. glutei, che magari nell'uomo non servono, quindi magari metti gli slanci per richiamare un po' di sangue, l'esternocoscia, quindi per spingere il gluteo sopra, e allora sì. Però ecco, gli esercizi quelli sono stacchi, squat, le Assolutamente. varianti. Ascolta, e come gestisci? Tornando invece a noi, Sì, come gestisci e come hai gestito invece l'aspetto alimentare dell'alimentazione, sia in bulk che in bellissima domanda. preparazione? Allora, bellissima domanda. Partendo dal bulk, allora, fammi ricordare. Allora, proteine, partendo dalle proteine. Proteine stavo fisse sui 250 grammi di carne rossa o bianca. Sempre facevo 2 pasti col pollo, 2 pasti con il cavallo, 1 pasto con il salmone. No, scusa, 1 pasto con il cavallo, 1 pasto con il salmone e 2 pasti con l'albume. Ok, aspetta, scusami, quanti pasti al giorno? Quindi 6, Sei 6, parti. ok. Due pollo, due albume, uno cavallo, uno salmone. Sì, poi facevo proteine. No, uno di pollo veramente no. No, uno solo di pollo. Poi facevo un pasto, lo facevo con l'Hydropull Ok. della Tsunami. Per il post-workout mi piaceva mettere Cilios, proteina, miele, mangiavo.
sono un ciccione, mi piaceva un post-workout per dare una bella botta. E facevo così, e stavo sui 900 grammi di carboidrati. Se quando vedevo che mi intasavo andavo molto a sensazione, non ciclizzavo a sensazione. C'erano magari sabato e domenica abbassavo un pochettino i carboidrati, e magari se c'era da farmi un cheat meal lo facevo, fin quando lo potevo fare mi facevo una pizza e tutto qua. Solitamente diciamo che è stato fatto in un periodo dove abbiamo avuto tante restrizioni, Certo. quindi magari mi sarebbe piaciuto farmi un cheat meal a settimana, ma questo non era possibile, quindi andavo sempre di pulito più o meno. Grassi le tenevo sui 20 grammi a pasto, quindi sui 120, e niente, tutto quanto, burro d'arachidi, olio evo, rosso d'uovo, quindi molto molto sul semplice, anche perché poi ho un problema che dopo un po' poi mi intaso e non riesco a mangiare. Infatti sicuramente nei prossimi bulk vedrò di adottare una ciclizzazione più studiata, magari con delle scariche. Anche se lo dico sempre, ma poi non riesco, perché noto che appena scarico un po' mi comincio subito a svuotare, cioè Ok. imbulco questa cosa, non riesco più a salire. Però vediamo, devo studiarla bene, perché se non sto sulla media di 800-900 grammi di carbo, non riesco a costruire. E così per adesso è stato l'unico modo per veramente costruire muscoli. Considera che ho fatto una vera e propria fase di off di 12 settimane, ho messo parecchi chili. Ho costruito davvero, davvero molto bene, la forza si è incrementata tanto. Per quanto riguarda invece la gestione del cut, non siamo mai scesi, fino a 15 giorni prima non siamo mai scesi sotto i 300 grammi di carbo. Appunto perché comunque facendo un bulk così pesante il corpo è abituato a gestire tante chilocalorie, quindi facendo una buona costruzione metabolica in bulk poi questo te lo ritrovi, che poi comunque sono sempre dell'idea, a parte questo, sono sempre dell'idea che più riesci a, non a mangiare, ma più riesci a in bulk fare un bulk davvero importante a livello calorico, no? Riesci a nel cut ad assorbire meglio le ricariche. Sì, In che assolutamente senso? sì. Sì, nel senso che il muscolo, essendo abituato, cioè è come se tu hai un serbatoio. Questo serbatoio lo riesci a dilatare fino a 100 quest'anno, un altro anno riesce a dilatare fino a 110. Una volta che tu sei in cut e sfrutti, sai sfruttare bene le cariche e le scariche, a parte che il metabolismo lavora meglio, una volta che poi vai a mettere le ricariche importanti, il serbatoio ti può riesce a tirarsi fino a 110, Esatto. quindi i muscoli riescono a assorbire meglio e riesci ad avere un aspetto comunque più denso anche nelle ricariche pre-gara. E questo me ne sono accorto di anno in anno, che il corpo, avendo appunto sia più muscoli, ma facendo magari dei bulk più importanti e consistenti, riesce, tra virgolette, a fare questo piccolo scatto in più e a percepire le ricariche, tra virgolette, a gonfiarsi magari Assolutamente maggiormente sì. rispetto a magari a un bulk più contenuto. E questo secondo me è importante soprattutto nei primi anni, quando sei in giovane età, no? Quando magari ancora devi appunto creare la fibra vera, quando
fare questi bulk così spinti per me è importante, ovviamente senza ingrassare, perché poi cioè, bisogna comunque sempre darsi dei punti. Però per esempio, la differenza, io perché non ci utilizzo? Perché io non ingrasso, cioè io mi iperidrato soltanto e metto un po' di acqua sotto pelle, anche perché poi quando non ho un apparato digerente incredibile, ho un apparato digerente normale, sotto la media, non, no, sotto la media no, però normale, non riesce ad introdurre grosse quantità di cibo, quindi comunque pur volendo non riuscirei a mangiare di più, Certo. capisci? Quindi non ho paura di ingrassare per questo motivo, perché comunque non riesco poi più a mangiare, il corpo poi arriva ad un certo punto, mette muscoli, finché riesce a mettere muscoli, poi non ingrassa più. Punto. Certo. L'unica, diciamo, mia fortuna è che a livello mentale riesco a sostenere volumi di allenamento davvero importanti e quindi riesco a mangiare, per questo mi alleno ogni giorno e per questo riesco a mangiare tanto. Infatti mi alleno 6 volte su 7 o addirittura faccio doppie sessioni appunto per riuscire a mangiare un pochettino di più, perché ripeto, non riesco altrimenti ad introdurre grosse quantità di cibo. Esatto. Se io mi fermo già 3 giorni, credimi, 3 giorni dall'allenamento, io poi mi blocco col cibo, cioè non riesco più a mangiare. Cioè, da 900 io già devo passare almeno a 400 grammi di carbo, Sì, sì, sto a sì, sì, sì. posto, Guarda, su cioè questo proprio. sono assolutamente come te, assolutamente come te, 100%. Anzi, Quindi. io in bulk metto pure il cardio, proprio una bike al mattino o alla sera, proprio per far tornare l'appetito. Qua c'è Claudia. Ciao. Ciao, parlavamo di te prima. Diglielo, diglielo. Parlavamo Ha malissimo, vero? speso belle parole, ha speso belle parole. Sull'atleta che è, diglielo, diglielo. Ho tutto registrato, tranquilla, puoi andare a ricontrollare. Beh, Adesso siamo tutte due in preparazione. sì. Lo È so, il sì. podcast che ti dicevo che stavo registrando con sto ragazzo, no? Parlavamo della mia preparazione, io ho raccontato un po' della vita di coppia in preparazione, atleta e preparatore, parlato un po' di te, un po' di me, e insomma, abbiamo parlato tanto di te, tanto tanto. Poi ci sarebbero, dobbiamo far vedere le tue foto, poi vedrai, poi vedi. Oltre ad essere comunque sia un atleta, uno secondo me dei migliori atleti, è pure il mio coach, quindi è il coach di tanti ragazzi, quindi portare la sua fidanzata in gara cioè, è più stressato a portare me in gara, cioè, spesso si blocca a pensare quello che mi deve fare dell'allenamento fra 2 settimane per dire, io dico, ma pensaci poi fra 2 settimane, Volevo chiedere una cosa a sei in Claudia, perché coppia? prima Manuel ha detto la sua, volevo sapere un po' com'è Manuel in preparazione? È docile oppure è nervoso? Manuel in preparazione, questo ti stavo dicendo, diciamo che per essere una coppia che insieme fa le gare, dobbiamo essere l'uno la forza No, dell'altro. lui ha fatto un'altra domanda, ha detto com'è Manuel? Com'è Manuel? Ecco, Manuel Sincera, dillo pure che è nervoso, dillo sincera, pure che è non preoccupare, antipatico, sincera. dai, lo sappiamo. No, Manuel Sono più comprensivo e irascibile. no, è lunatico, cioè ci sono giornate Ok. che è molto tranquillo, che mi fa stare serena anche nella mia preparazione, giornate che è proprio irascibile, ma è un fattore ormonale, È quindi normale. dieta e Il lavoro allenamenti, che mi il stressa. Però, lavoro e tutto, quindi insomma, per quello che faccio sono però paradiso. sì, ci comprendiamo, quindi siamo una coppia unita e ci aiutiamo l'uno con l'altro, quindi Fantastico. se io quella giornata tipo sto male, tipo spesso dico ma chi me lo fa fare? E lui mi tira, e la stessa cosa faccio io con lui. Fantastico. Tipo, mancano 2 settimane e ti dico, dammi la forza, ci sono io, non ti preoccupare, qualsiasi cosa, quindi. C'è da dire una cosa molto importante, che è una cosa di fondamentale importanza, che questa è una cosa forse la più importante di quella che non ti ho detto. Io lavoro tutto il giorno, ma lei mi prepara tutti i pasti, mi prepara pure l'integrazione. L'integrazione me la prepara tutta lei, cioè pre-workout, intra-workout, cioè mi fa trovare tutto pronto.
non mi fa levare un piatto dalla tavola, Colazione. tutti i pasti in generale, cioè nel senso ma poi mi lava, mi stira, cioè quello che Vabbè, c'è da fare questo è a casa. normale. Però dico, no, non è normale per molti. Dico, tutto quello che concerne poi la vita di casa, cioè, nemmeno la spazzatura mi fa scendere, per dire. Cioè, veramente, sì, io sto tutto il giorno a lavorare, mi alleno, però cioè, questo mi dà una mano, una forza, perché io non Però devo. lui fa altrettanto, ad esempio io con la mia integrazione, che me la faccio io, però che so, non, ci sono degli integratori che non so magari a che cosa servono, perché lui è più avanti di me ovviamente, o se no ci sono delle cose che non so Vabbè, quando metterli, quando no, cioè lui si fa i conti degli integratori che mi servono per tutto il percorso per la preparazione, cioè mi fa trovare tutto. diciamo che lei è il Fantastico. braccio, io sono il lato amministrativo. Ecco. Fantastico, ragazzi, siete veramente fenomenali, uno spettacolo. Sì, ci completiamo su questo, perché vedi che no, non è semplice. Io, stando tutto il giorno fuori di casa, arrivo, credimi, distrutto. Cioè, lei, Assolutamente. io mi devo poi alzare la mattina, non devo pensare a niente. Cioè, ci manca solo che mi sceglie i vestiti, ma poi per il No, te resto li scelgo. a volte me li sceglie pure. Però dico, vai, non devo pensare veramente a niente. Mi alzo, faccio la mia integrazione, il mio pasto che è già pronto, a posto, Fantastico. e vola al lavoro. E veramente, veramente, abbiamo pure dei genitori, sia da parte mia che da parte sua, fantastici, che ci aiutano in tutto e per tutto. Quindi, diciamo che perché lavorando tanto e facendo la vita d'atleta, siamo fortunati, e soprattutto siamo fortunati che ci completiamo e abbiamo raggiunto un equilibrio tale che ci permette di fare tutto in estrema, il quel che si può, tranquillità. Fantastico. E ascoltate, per tutti e due, obiettivi adesso nel breve e nel lungo periodo, da un punto di vista agonistico? Diventare bro. Tu, Manuel? Onestissima. Io, allora, come ti dicevo poco fa, si spera ovviamente nel Mister Olimpia, ma da vedere come si arriva, da vedere come arrivo nelle prossime gare. Cioè, l'obiettivo mio, il mio primo obiettivo in assoluto è migliorare e non sentirmi inferiore a nessuno quando vado a gareggiare. Cioè, solitamente quando sono andato a gareggiare sono sempre stato molto sicuro. Adesso non che non sono sicuro perché mi è andata male, però voglio raggiungere una condizione tale da dire mi è andata male, ma magari potevo pure giocarmela con il primo. Magari invece guardando l'ultima gara, cioè dico, magari la top 5 erano superiori a me, cioè, capito? Capisco. Quindi tanto di cappello, cioè sono onesto, però magari mettimi ecco nelle condizioni di essere comunque competitivo, perché magari anche andare al Mister Olimpia e fare presenza, no. Però andare al Mister Olimpia competitivo con la speranza pure di fare una top 10, una top 15, sicuramente è quello, ecco, l'ideale. Portare comunque un fisico, perché io sono, prima di essere un atleta, cioè un atleta pro, sono un atleta che vuole migliorare, non ci accontentiamo mai. E quindi voglio raggiungere la tipologia di fisico che piace a me. No che non mi piace, però voglio i volumi, le rotondità, quelle che voglio io, più Fantastico. del Mister Olimpia in questo momento. Voglio di più migliorare, voglio più concentrarmi sul mio percorso. Poi se arrivo primo, se arrivo quarto, però voglio raggiungere la forma intanto che dico io. Poi se ovviamente l'ambizione di tutti i pro è arrivare al Mister Olimpia, però prima di tutto voglio arrivare nella forma che dico io. Fantastico. Allora, guarda, io direi che noi ci risentiamo tra qualche gara, se per te va bene, ci facciamo magari un'altra chiacchierata. Così ci continui ad aggiornare e noi continuiamo a Assolutamente seguirti. Fantastico. sì. Sì, con piacere, con estremo piacere, dai. Ti ringrazio anche a te, Claudia, della partecipazione. Dai, E allora ci niente, dai, noi ci aggiorniamo. teniamo aggiornati e ci vediamo alla prossima. Alla Sì. prossima. Quando poi pubblichi tutto, Ti poi mi faccio fai sapere, sapere, così si assolutamente. pubblica, facciamo. Grazie per l'intervista e poi ci riaggiorniamo per tutto. Ci Assolutamente. sentiamo anche privatamente, che mi fa piacere. Marco, Super. cioè, e anch'io ti seguo e sei veramente, cioè, porti dei contenuti davvero, dei bei contenuti, Grazie concreti e mille. E poi specifici. hai gli occhi buoni, hai una faccia buona.
buono. Grazie mille. Laura è Assolutamente. sincera, Io sono sincera, sono a pelle. Poi dobbiamo Mi ti ho salutato organizzare. subito perché. Dobbiamo organizzare un allenamento, sia perché io dopo questa intervista sono Sì. curioso di vedere Manuel in sala e di allenarmi con lui, sia che sono curioso di vedere pure te, perché ti ha decantata in una maniera che non hai idea, quindi dobbiamo assolutamente organizzarla. Assolutamente. Dove Ok. stai tu? Dove stai tu? No, io sto a Sheffield, in Inghilterra, adesso. Però Ok. quando scendo, o quando Quando se rilasciano gareggi. veramente in Sicilia. Sì, o scendo io oppure gareggi Senti. tu qua in Inghilterra, ci organizziamo. Sì. Sì, ma forse ce l'abbiamo qualche gara in Cioè, ci dovrebbe Inghilterra. essere la gara a Birmingham. 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 Sì, Se la della Tuberosi. confermano, magari ci vediamo lì. Qua è tutto in forse in questo Dai. momento. Lo Lo so. so. E infatti dobbiamo vedere questa gara perché Bisogna vedere, punto. spero che non l'annullano, ecco. Vai. Va bene, è stato un Grazie mille piacere. ancora. Buona serata, buon weekend, Ciao. ragazzi. Grazie. Ciao, grazie. Ciao. Ciao, ciao.